Buonasera a tutti, io sono Jacopo Magurno e stasera modererò questo evento dell'alternativa nella storia intitolato Pensare l'economia, pensare la storia. Ad aiutarmi avremo ospiti molto importanti, la professoressa Negri Zamagni, che è ordinaria di storia economica presso l'Università di Bologna e fondatrice fino al 2001 co-editor della European Review of Economic History, segretaria della Società Italiana degli Storici dell'Economia, nel Consiglio Scientifico dell'Enciclopedia Treccani. Il suo ultimo libro, 2020, si intitola Occidente ed è edito da Il Mulino. Poi abbiamo con noi la professoressa Stirati, che è ordinaria di economia politica presso l'Università di Roma III, e attualmente presidente dell'Associazione Italiana per la Storia dell'Economia Politica, STORE, ed è membro del consiglio accademico dell'Institute for New Economic Thinking. Il suo ultimo libro è Lavoro e Salari, un punto di vista alternativo sulla crisi, edito dalla Sinodoro. E poi abbiamo con noi il professor Alessandro Roncaglia, che è professore emerito di storia del pensiero economico presso l'Università La Sapienza, allievo di Paolo Silos Labini e di Sraffa, è stato presidente della Società Italiana degli Economisti e socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei dal 1998. Il suo ultimo libro si intitola L'età della disgregazione, ed è uscito nel 2019 per la terza. Allora, per quanto concerne questo evento specifico, quindi il titolo è Pensare l'economia, pensare la storia, come abbiamo detto si inserisce in questa rassegna l'alternativa nella storia. Ovviamente se stiamo cercando rifugio nella storia, il motivo è che il presente, ed in particolare le categorie che utilizziamo per interpretare il presente, non ci soddisfano. Per quanto concerne l'economia, chiaramente come oggetto di studio è un oggetto di studio dinamico perché evolve. Alla stessa maniera il pensiero economico evolve nel tempo. È anche pieno di terreno di conflitti per motivi poi sia politici sia scientifici. Quindi cercheremo di riflettere essenzialmente su questa dialettica fra realtà economica e pensiero, interpretazione economica, cercando appunto di focalizzarci principalmente su alcuni punti di tensione che abbiamo individuato. Per tentare di esplorarli insieme. Partirei quindi con la. Quindi volevo dire che l'evento è organizzato in questa maniera. Abbiamo due giri di domande, e successivamente ci sarà uno spazio per porgere ai professori le vostre domande. Quindi potete scriverle nella chat. Ecco come è scritto adesso, e poi io cercherò di girarle ai professori. Quindi io partirei per il primo giro di domande e ringrazio anche veramente tutti i professori per la disponibilità a partecipare. Quindi partirei con la professoressa Negri Zamagni. La professoressa è una storica dell'economia e quindi cercheremo di approfittare delle sue competenze specifiche legate alla storia dell'economia. In particolare, quindi ci chiederemo, scusate, qual è il contributo specifico della storia economica alla comprensione del presente? In cosa si differenzia rispetto al contributo che può portare la scienza economica rispetto invece a quello della storia? E quali sono i principali approcci alla storia economica? Bene, posso cominciare? Prego, prego. Grazie per avermi invitato e cercherò di rispondere soprattutto alla prima domanda, magari lasciando altre cose per il giro successivo. Che cosa può contribuire la storia economica per
l'interpretazione dell'oggi, ma anche dell'ieri, insomma, a che cosa serve studiare storia economica. Allora, ci sono alcuni obiettivi specifici che uno storico economico si pone e che offre appunto a lettori e a studenti, che sono i seguenti. Il primo, radici. Non si può intervenire sul presente senza sapere come si è costruito questo presente. Di solito faccio spesso nelle mie lezioni questo esempio di un palazzo sul quale si vuole costruire un piano sopra. No? Ma se non si sa quali sono le fondamenta di questo palazzo e si fa il piano sopra senza chiedersi questa cosa, può crollare tutto perché magari le fondamenta non reggono. No? Quindi è importante sapere. Poi, naturalmente, c'è tutto un problema di diversità, no? Quindi è importante capire che regole o ricette, magari anche eccellenti, non possono essere applicate in un contesto diverso, no? Quindi radici, no? È importante sapere le radici, sapere che sono diverse e che quindi le ricette devono essere perlomeno adattate, se non addirittura non utilizzate in certi contesti. Secondo, non determinismo. Nei modelli che si fanno sul presente, spesso le variabili sono messe in un modo che producono un certo risultato e quello è l'ottimo. No? A parte il fatto che la storia dimostra che l'ottimo non esiste, può esistere soltanto il meglio quando poi funziona, no? Quando poi ci si riesce ad arrivare al meglio, per molto spesso si finisce al peggio, amici, veramente. Ma comunque, di sicuro l'ottimo non esiste. E in ogni caso, non è un risultato che si può sempre assicurare. Quindi, la storia non ha determinismo, ha sempre, in qualunque condizione, in qualunque situazione, varie possibili soluzioni, varie possibili strade che possono essere intraprese. E con un esame comparativo è facile attraverso la storia dimostrare appunto che paesi che più o meno erano abbastanza simili hanno imboccato strade diverse e poi sono arrivate a risultati totalmente diversi. Quindi non determinismo, questo è un secondo punto che la storia economica può puntualizzare molto bene. Il terzo naturalmente è il lungo periodo. Una storia economica che non si occupi di lungo periodo praticamente non esiste. E mentre noi sappiamo che l'economia è portata troppo spesso a fare dei modelli che sono modelli meramente marginalisti, cioè che cercano di considerare variabili in un contesto però di breve periodo. Oggi come oggi qualcuno degli economisti ha cercato di utilizzare invece serie storiche di lungo periodo per vedere di uscire fuori appunto da questa trappola del breve periodo, ma spesso lo fanno con modalità non adatte, perché sul lungo periodo sempre ci sono delle trasformazioni. Mi ricordo che quando ero giovane, che studiavo modelli di crescita, questi modelli di crescita avevano settori che crescevano tutti allo stesso passo, no? Con lo stesso tasso di crescita, una cosa assolutamente ridicola, vero? Non esiste nella storia una cosa di questo genere, perché se cresce l'industria calerà l'agricoltura, eccetera, eccetera. Quindi è insensato pensare a una crescita di questo tipo qua, che sostanzialmente riproduce nel futuro la stessa composizione del presente. Quindi il lungo periodo, le caratteristiche del lungo periodo e soprattutto, e qui arrivo al punto 4, istituzioni, perché nel lungo periodo quello che cambia soprattutto sono le istituzioni, no? Mentre nel breve periodo normalmente si dà le istituzioni per ceteris paribus, cioè per date, e si lavora all'interno delle istituzioni, mentre invece sul lungo periodo noi sappiamo che ciò che ha prodotto veramente un progresso è la capacità di mutare le istituzioni e quindi di produrre in un tempo successivo una configurazione del sistema che è sostanzialmente diverso. Questo tra l'altro va d'accordo anche con quanto dicevo prima a proposito di determinismo,
Non esistono naturalmente le ferree leggi del mercato, mai esistite le ferree leggi del mercato, no? Perché le leggi del mercato rispondono a istituzioni che, appunto, siccome cambiano nella storia, producono risultati diversi a seconda, appunto, della rete di istituzioni che viene in esistenza. Quindi, lungo periodo molto importante. Ma anche il tema dei ritorni. Non nel senso che la storia si riproponga come credevano i greci, dal cristianesimo in poi sostanzialmente ci siamo tutti messi in una prospettiva di cambiamento, in una prospettiva cioè di o verticale o comunque almeno orizzontale, ma certamente non circolare, ecco, e quindi non nel senso che si riproducano, però si possono invece riprodurre delle trappole o invece delle situazioni felici che pur in un contesto tecnologico, in un contesto istituzionale diverso, in qualche maniera si somigliano queste. E quindi vale la pena anche di mettersi in questa prospettiva. Come spesso si dice, chi non conosce la storia è destinato a ripeterla, non ripeterla nel senso banale del termine, ma fatemi fare un esempio. Il nazismo venne votato al potere, vero? Non è che prese il potere così violentemente come a Myanmar nell'attualità. No, lo votarono, furono i tedeschi che lo votarono al potere. No. Forse abbiamo imparato qualcosa, abbiamo messo nelle nostre costituzioni che è impossibile votare per un partito che vuole portare la dittatura in un contesto che invece è democratico. Qualche cosa si deve imparare, altrimenti no, si finisce per ripetere situazioni analoghe, anche se, come dico, in contesti diversi. Ecco, io direi che queste sono un'ultima osservazione, adesso mi viene in mente, è il tema della complessità. Allora, alcuni modelli economici hanno tentato, Walras, no, con l'equilibrio economico generale, aveva l'idea che tutto si tiene con tutto, no? Quindi aveva l'idea della complessità. Dopodiché però è chiaro che nei modelli raramente si riesce a considerare tutto, o almeno lo si riesce però in un contesto piuttosto statico, no? E invece la storia economica insegna appunto a complessificare la mente per riuscire a capire situazioni non semplici da interpretare e anche differenze che riescono a identificare soprattutto con l'analisi comparativa. Ecco, queste sono gli apporti che una storia economica può dare. Naturalmente una storia economica che non sia soltanto uno storytelling, è vero? Che racconta nell'anno 1, nell'anno 2, poi nell'anno 10, eccetera, eccetera, ma che invece tratta la storia in una maniera piuttosto sistematica. E in generale uno storico economico tende a questo, anche se, e questo lascio per il mio secondo intervento, ci sono naturalmente modalità diverse di fare lo storico economico, e su questo mi piacerebbe appunto poter intervenire successivamente. Grazie professoressa. Adesso volevo chiedere al professor Roncaglia questo. Allora, esistono diverse definizioni di economia politica o di scienza economica, che dir si voglia. Allora abbiamo pensato di chiederle effettivamente che cos'è l'economia. Perché questa domanda, che sicuramente è vasta, però ha l'obiettivo di mettere in evidenza come, a seconda della definizione che si dà della disciplina, si aprono degli spazi diversi da un punto di vista proprio dello studio. E quindi la prima domanda che volevo rivolgerle è questa: che cos'è l'economia? Il microfono, prof.
Dicevo, grazie, buonasera a tutti. È una domanda complicata proprio perché ci sono tante risposte. Una precisazione, io ho insegnato proprio economia politica per 40 anni e quindi alla prima lezione, negli anni in cui insegnavo, il problema era proprio questo, di cercare di chiarire agli studenti che cosa si intende per economia politica. E serve questa domanda anche per capire che ci sono tante posizioni diverse tra gli economisti. Molti insegnano l'economia come se ci fosse una sola dottrina, una sola verità. È anche uscito un libro in Francia che si intitola Il negazionismo economico, e negazionisti saremmo tutti noi che non accettano quella verità unica. È stato pubblicato dalla Bocconi, che pretenderebbe appunto di imporre questa verità unica, ma cerchiamo di resistere. Allora, io considererei quattro risposte. La prima è: l'economia è quello che fanno gli economisti. È inutile stare a... gli economisti però fanno tante cose diverse, e tra l'altro è una domanda che ci porta subito a un circuito vizioso, cioè e allora chi sono gli economisti? Sono quelli che insegnano l'economia e quindi non si capisce più nulla. Ricordiamo, per fare un esempio di questo problema, che Max Weber, che tutti oggi consideriamo un grande sociologo, era in realtà un professore di economia, quindi l'economia ha avuto un significato piuttosto ampio in passato, e secondo molti di noi dovrebbe continuare a conservarlo, cioè i confini tra l'economia e le altre materie dovrebbero essere considerati con molta diffidenza e oltrepassati molto spesso. La seconda risposta è quella che viene data nella stragrande maggioranza dei corsi di economia oggi, ed è la definizione di Lionel Robbins: l'economia è la disciplina che studia come utilizzare risorse scarse di fronte a utilizzi alternativi in modo da soddisfare al meglio i nostri desideri. Quindi le condizioni dell'economia sono due: l'esistenza di risorse scarse e l'esistenza di preferenze da parte dei soggetti economici. Questa posizione ha dato luogo alla teoria marginalista, che si è sviluppata a partire dal 1870, grosso modo, ma anche con esempi in precedenza, ed è un po' una considerazione dell'economia come la fiera medievale. Noi andiamo, il contadino va alla fiera portandosi qualcosa da vendere, vede tante cose alla fiera, cede quello che ha con sé e cerca di ottenerne il più possibile, e poi prende quello che gli serve, quello che gli piace di più. L'altra concezione è quella degli economisti classici, che vengono prima dei marginalisti, ma in realtà dopo che si era già sviluppata una lunga tradizione dell'idea del prezzo come basato sulla domanda e l'offerta, quindi come basato sulla utilità e la scarsità. Gli economisti classici invece guardano alla produzione e quindi al problema di come produrre, cosa produrre, cosa implica il processo produttivo, come si forma la divisione del lavoro, è il grande punto centrale dell'analisi degli economisti classici, è un po' il punto di partenza perché da lì parte tutto, parte lo studio economico della produzione, lo studio economico della distribuzione, lo studio economico dell'accumulazione e quindi anche il problema delle classi sociali, dei ceti, della differenziazione, delle differenze nella distribuzione della ricchezza, tutti i problemi che potete immaginare, livelli di occupazione, ritmi di crescita, crisi e così via. L'altra definizione è quella di Keynes. Keynes era nato, non come economista, ma come matematico, come studioso di teoria della probabilità.
E quella che lui propone nel suo libro sul Treatise on Probability non è tanto una serie di teoremi matematici, ci sono anche quelli, ma non è lì il grosso del contributo di Keynes, quanto una sua concezione di che cos'è la probabilità, l'incertezza. È una concezione diversa da quella che hanno gli economisti marginalisti e anche in una certa misura da quella che avevano gli economisti classici. La concezione che è entrata nella teoria marginalista è quella di un autore di Chicago che pubblicò un libro sul rischio e l'incertezza proprio lo stesso anno in cui esce il Treatise on Probability di Keynes, e cioè Knight. Knight diceva esiste il rischio probabilistico ed esiste l'incertezza vera. La distinzione è che il rischio probabilistico noi lo trattiamo con i teoremi del calcolo di probabilità, mentre l'incertezza vera non la conosciamo. Keynes invece di questo saltato un attimo la linea. sono Siamo un secondo. due. Prof, l'abbiamo persa per qualche secondo. Sì, allora riprendo dove ero. Sì, stava parlando di. Sì, dell'incertezza. Allora, quello che diceva Knight era esiste il rischio probabilistico ed esiste l'incertezza di cui non sappiamo nulla. Quello che dice Keynes è esiste la certezza alla quale lui assimila il rischio probabilistico, cioè quello in cui noi sappiamo, abbiamo un dado con sei facce e quindi sappiamo esattamente che possono uscire sei facce. Dall'altro estremo abbiamo il caso in cui non sappiamo nulla, ma la realtà in cui noi agiamo, facciamo scelte, prendiamo decisioni è sempre in un punto intermedio tra queste due. E quindi alla nostra valutazione di probabilità, che è una valutazione soggettiva e oggettiva, soggettiva perché la facciamo noi, oggettiva perché è basata su quello, deve essere basata su quello che sappiamo della realtà, quindi sulle informazioni che abbiamo, dobbiamo unire un altro elemento che è la forza con cui siamo convinti della valutazione di probabilità che diamo. Quindi tutta la teoria di Keynes è sviluppata su questa base. Noi non possiamo costruire una tria come quella dei marginalisti o come quella degli economisti classici, che suppone un mondo di certezze, tutto sommato, ma dobbiamo lavorare in un campo in cui i problemi dell'incertezza sono diversi nel campo della moneta, nel campo delle decisioni di livelli di produzione e di occupazione, nel campo degli investimenti e così via. Quindi il problema dell'economia si presenta molto complesso. Ho insistito su questo aspetto della teoria keynesiana perché in genere Keynes viene insegnato senza considerare questo aspetto, che invece è decisivo per riuscire a capirlo ed è decisivo anche per capire come sia utile una integrazione tra questa impostazione di Keynes di che cosa dovrebbe fare l'economia e l'impostazione degli economisti classici. L'impostazione degli economisti classici, secondo me, è più utile di quella della teoria marginalista perché il mondo in cui viviamo noi è un mondo che è basato sulla produzione, la produzione al centro. I nostri stessi gusti, le nostre stesse preferenze sono influenzati in modo decisivo dalla struttura produttiva, dalla struttura distributiva e noi sappiamo che chi produce in pratica forza le scelte dei consumatori. Ford, quando inventa la catena di montaggio, la catena di montaggio funziona se si ha un prodotto uniforme. Ford diceva che i consumatori possono scegliere le auto del colore che vogliono, purché le scelgano nere, perché quello era il colore con cui uscivano le sue automobili. Oggi noi abbiamo una maggiore varietà di forme perché il progresso
del tecnico ci permette di variare molto più facilmente il flusso produttivo introducendo queste varianti. Però resta il fatto che è molto più importante studiare il livello della produzione, dell'occupazione, la distribuzione del reddito, che non studiare l'equilibrio del consumatore nel suo vincolo di portafoglio, come soddisfa le sue scelte nel suo vincolo di portafoglio. Comunque, quello che è certo è che gli economisti procedono in modo molto disorganizzato, diciamo, procedono su tante strade. Questo è anche un vantaggio perché c'è materia per discutere, per arrabbiarsi, per litigare, per avere... Però la cosa importante è dirlo fin dal primo giorno, fin dalla prima lezione del primo corso introduttivo di economia. Io vi insegno qualcosa che è diverso da quello che vi insegnerà un altro professore. Il mondo è bello perché è vario. Grazie. Grazie mille, professore. Continuiamo quindi questo primo giro con la professoressa Stirati. In particolare, continuando anche a cercare di capire che cos'è l'economia, di caratterizzarla meglio, la cosa che volevo chiedere alla professoressa Stirati è se l'economia, in economia, è possibile distinguere chiaramente fra fatti e opinioni, quindi come una scienza, come una scienza naturale, oppure se non è così. E in particolare volevo anche chiedere se, quindi come si fa, se non è così, a distinguere se una teoria è una buona teoria o se una teoria non lo è. Per riassumerla in maniera anche, per semplificarla brutalmente, cioè esistono buone teorie economiche e teorie non buone o esistono, per esempio, le teorie economiche di sinistra e le teorie economiche di destra, per forzare un po'... semplificare. Sì, allora buonasera innanzitutto, grazie dell'ospitalità a questa conversazione e grazie anche per la domanda che naturalmente è piuttosto difficile a molte facce, però insomma per tagliare un po' con l'accetta e cominciare così la discussione, io direi sì, esistono teorie giuste e teorie sbagliate e come le, insomma, su che basi dobbiamo confrontare queste diverse teorie? Beh, innanzi, penso un po' come in tutte le discipline su più piani, perché l'economia è una scienza che mescola elementi deduttivi ed elementi storici e induttivi, e se vogliamo confrontare due teorie dobbiamo confrontarle sia sulla bontà e il realismo, bontà nel senso appunto di plausibilità e realismo delle ipotesi di partenza, sulla coerenza logica interna della costruzione teorica, perché la costruzione teorica deve essere buona, deve essere internamente coerente, e poi le dobbiamo confrontare sulla loro capacità di interpretare la realtà e in qualche misura anche di predire che cosa accadrà, per esempio in conseguenza di determinate politiche economiche. Naturalmente non è facile perché sì, l'economia appunto può essere giusta o sbagliata, in questo senso va confrontata con quelli che sono i metodi, tutte le discipline scientifiche, ma non è una scienza, diciamo così, tra virgolette, esatta, no? È diversa dalla chimica, dall'astronomia o da altre scienze, non sono possibili esperimenti di laboratorio, è difficile avere... prove conclusive e poi ci sono poi tutta una serie anche di fattori di interferenza dei valori come dei valori o delle ideologie, come dirò, però insomma possiamo confrontare le teorie. Io naturalmente poi sono anche d'accordo con quello che diceva la professoressa Zamagni, cioè in questo senso, sempre volendo parlare un po' per metafore, visto che abbiamo un pubblico di non economisti, come dire, forse in un certo senso l'economia assomiglia alla medicina, cioè noi possiamo avere un'idea delle diagnosi e delle cure, ma come dire, poi vanno viste sempre in relazione a specifici soggetti, cioè i paesi sono diversi tra loro, hanno diverse caratteristiche storiche, istituzionali, sociali, eccetera, quindi
prima di dare una cura, come dire, di fare una diagnosi, dobbiamo approfondire e guardarli nella loro complessità. Quindi non ci sono necessariamente analisi o ricette del tutto generali, però c'è un approccio teorico che può essere migliore di un altro. Quindi le teorie possono essere giusto o sbagliate, non di sinistra o di destra, e una teoria non implica necessariamente una politica, nel senso che poi le politiche possono essere di sinistra o di destra. E di nuovo, per fare un esempio per capirci, io posso pensare e penso che una teoria corretta di che cosa determina i livelli di produzione e di occupazione sia quella keynesiana, basata sul principio della domanda effettiva. Per capirci, semplificando un po', è la domanda aggregata, il livello della domanda che determina il livello di produzione e il livello di occupazione. Ma questo non implica necessariamente una politica, perché noi possiamo avere politiche di pieno impiego di tipo economia di guerra, per esempio, fortemente militariste e fortemente sbilanciare a, per esempio, ridurre le tasse per i ricchi, dal nazismo, per fare un esempio, oppure il reganismo, per farne un altro, no? Reagan ha fatto grandi deficit, ha fatto molto spesa militare, ha tagliato le tasse per i ricchi, l'economia è cresciuta. Ma certamente questa non è una politica che possiamo definire di sinistra. All'altro estremo dello spettro possiamo avere il modello dei paesi nord europei, della Svezia, eccetera, nel secondo dopoguerra, con una politica di pieno impiego realizzata essenzialmente attraverso un forte, no, un welfare, uno stato sociale molto forte, molto progressista, e un intervento pubblico volto al mantenimento del pieno impiego, e in mezzo tutto lo spettro possibile. Quindi sicuramente possiamo avere un ventaglio di politiche diverse che perseguono un obiettivo sulla base di un funzionamento dell'economia che è quello basato sulla leva della domanda. Quindi appunto distinguerei la dimensione delle politiche economiche da quella della teoria, dell'interpretazione della realtà. Dopodiché ovviamente c'è una grande complessità, no? Perché da un lato io ritengo che sia compito in qualche modo il ruolo degli intellettuali sia quello della ricerca della verità, anche se questo sembra un po' ingenuo. Però se prendiamo Marx, per esempio, ecco qui mi sembra che sia opportuno, no? Noi vorrei vedere due facce di quello che dice Marx sull'economia. Da una parte noi abbiamo un Marx che, quando commenta Ricardo, in particolare la posizione di Ricardo sugli effetti occupazionali del progresso tecnico, Riccardo, come sapete inizialmente, o come sapete, anzi forse ve lo dico io perché non siete economisti, ma però forse questo è un pezzo di storia noto. Inizialmente Riccardo, in particolare nei suoi interventi in Parlamento, negò che l'introduzione delle macchine, quindi il progresso tecnologico, poteva avere un effetto sulla disoccupazione. Successivamente, forse influenzato anche da scritti di suoi contemporanei, cambiò opinione, aggiunse un capitolo ai suoi principi nel quale diceva: no, mi sono sbagliato, no, in effetti l'introduzione delle macchine può causare disoccupazione. E Riccardo diceva questo in un periodo bollente da questo punto di vista, perché c'era in effetti un forte disagio sociale creato dalla disoccupazione causata dall'introduzione delle macchine, c'erano movimenti sociali anche molto violenti, luditi, eccetera, che sabotavano, boicottavano, cioè, quindi non era insomma una questione solo accademica, era una questione estremamente scottante. E Marx, quando commenta questo, loda, diciamo, l'onestà intellettuale di Riccardo. E quindi io credo che da questo punto di vista, come dire, tutti noi dovremmo sforzarci di essere come Riccardo, nel senso di avere l'onestà intellettuale
di riconoscere quello, insomma, le conseguenze di un'analisi il più possibile onesta, intellettualmente onesta della realtà, anche quando le conclusioni sono scomode, diciamo, sono difficili da accettare, sono politicamente scomode. Riccardo sicuramente non era favorevole ai movimenti di distruzione, no, delle macchine o insomma, di quello che stava accadendo. Ecco, questo quindi da un lato io penso che tutti dovremmo, insomma, gli intellettuali dovrebbero sforzarsi come stanno anche quando è scomodo, piuttosto che adagiarsi, come mi sembra sia a volte un vizio un po' della sinistra, sul descrivere delle realtà un po' di comodo, fare un esercizio che gli inglesi chiamano wishful thinking, cioè far finta che la realtà sia come si desidererebbe che fosse, ma come non è. Ecco, a fronte di questo però Marx dice anche un'altra cosa, dice che non è possibile avere un'economia come scienza, adesso lo dico con parole mie, nel capitalismo, perché le interferenze degli interessi costituiti sono troppo forti perché veramente si possa sviluppare l'economia come scienza. Anche questo è vero, a mio parere, oggi insomma lo si vede con una certa forza, perché ovviamente gli interessi, anche il potere economico delle classi dirigenti hanno un'influenza, un'interferenza molto forte con lo sviluppo del pensiero economico, perché ovviamente il pensiero economico ha un ruolo oggi importante nel determinare poi, insomma, non solo le politiche, anche questo è molto importante, ma anche una visione del mondo, della legittimità, dello stato di cose, diciamo, che noi oggi osserviamo, no? E quindi, senza con questo voler dire che chi sposa determinate teorie o determinate posizioni più o meno favorevoli o apologetiche del mercato sia necessaria in malafede, sia necessariamente in malafede, non è questo il punto, probabilmente non lo è, ma diciamo ci sono delle spinte molto forti che vanno dal finanziamento della ricerca, alla visibilità di determinati filoni di ricerca rispetto ad altri, al supporto istituzionale che ricevono determinate idee piuttosto che altre, fuori e dentro l'accademia, quindi anche nella formazione, che fanno sì che in qualche modo le idee che sono più convenienti o confacenti a quelli che sono gli interessi delle classi dominanti tendano a prevalere. Ma insomma, ecco, io vorrei, che penso che sia opportuno distinguere tra quello che in realtà accade e però quella che dovrebbe essere, come dire, la tensione di chiunque faccia il lavoro intellettuale, anche l'economista, a individuare qual è la teoria migliore, e questo io credo che sia possibile. Grazie professoressa. Allora, già con questo primo giro, secondo me, abbiamo chiarito un po' di punti fondamentali che molte volte non si affrontano nei corsi di studio in economia e comunque nel discorso pubblico in generale. Continuerei quindi adesso a partire con un secondo giro, partirei di nuovo con la professoressa Negri Zamagni, e quindi di nuovo focalizzandoci sul ruolo della storia economica, volevo chiederle se appunto dal momento che la storia economica è una disciplina che studia la realtà economica in maniera diversa in generale dalla scienza economica, se ci sono però all'interno della storia economica diversi approcci per condurre la ricerca. Sì, grazie. Era proprio l'altra parte che volevo sviluppare, che è una parte secondo me molto importante. Innanzitutto bisogna capire che la storia economica, come aveva detto un illustre storico economico, Carlo Cipolla, sta fra due discipline, quindi la storia e l'economia. E tradizionalmente, dal punto di vista storico, è nata dalla storia veramente. E quindi, diciamo, tutta una produzione iniziale di storia economica ha riguardato la ricerca di nuovi documenti su vicende economiche passate, addirittura nell'antichità, medioevali, dell'età moderna, dell'età contemporanea.
L'idea è, perché questa è l'idea della storia, di trovare nuovi documenti in primo luogo e non semplicemente di ricopiare cose che sono già note. Quindi già c'è tutto quello aspetto lì che è un aspetto che richiede molto tempo e molto impegno e anche molta capacità, perché la lettura semplice di un documento non è facile, in nessuna epoca storica, perché se è un documento greco bisogna sapere il greco, se è un documento medievale bisogna sapere il latino medievale, come minimo, no? E così, anche venendo in tempi contemporanei, insomma, la semplice lettura dei documenti. Per cui abbiamo avuto tutta una produzione in cui erano sostanzialmente degli archivisti, quelli che facevano della storia economica, che trovavano questi documenti e poi li commentavano alla belle meglio. Poi, però, molti si sono chiesti, beh, ma questo, insomma, lasciamolo fare semmai agli archivisti, esistono gli archivisti, c'è questa professione, semmai lasciamolo fare a loro. Continuiamo naturalmente a valorizzare documenti che noi stessi possiamo trovare o che gli archivisti trovano, però troviamo la maniera di inserirli in un contesto interpretativo. E qui la faccenda si è fatta complicata, perché quale contesto interpretativo? Rivolgendosi all'economia, bisogna prendere quelle che sono le teorie prevalenti. E in effetti voi trovate degli storici economici che si sono ispirati al marxismo, ce n'era uno anche a Bologna molto famoso che si chiamava Dal Pane, la storia del lavoro, no? E trovate invece degli storici che si ispirano alle teorie neoclassiche e quindi c'è lì una distribuzione dal punto di vista degli strumenti interpretativi che vengono usati per valorizzare quei documenti storici che sono una parte importante della storia economica nel senso di una novità che viene portata dallo studioso. La cosa poi è andata ancora più avanti di questo nel momento in cui, è una cosa che non ho ancora sentito trattare dai miei colleghi, sulla quale mi piacerebbe sentire cosa ne pensano, quando la teoria economica ha cominciato a concentrarsi in quella che è chiamata econometria. Allora, questa econometria ha dato gravissimi problemi, no? Perché l'econometria ha una parte tecnica assolutamente prevalente. Bisogna imparare la statistica sempre più avanzata, non c'è mai fine nell'utilizzo di questi strumenti statistici che continuano a perfezionarsi, e se uno impiega tutto il suo tempo a studiare questi strumenti statistici non ha più il tempo per fare praticamente nient'altro, né per pensare, e questo è un problema secondo me serio, soprattutto per gli economisti, ma soprattutto per gli storici invece, per fare della ricerca storica, no? Allora, che razza di storici economici saranno mai? Quelli che oggi si presentano molto spesso come degli storici economici, ma sono semplicemente delle persone che prendono dei modelli dal mainstream economics e delle serie storiche già esistenti che si trovano in rete, mettono le cose di lungo periodo, perché quello è importante, no? Che mettono dentro a questi modelli che non si capisce neanche bene se sono poi coerenti con la trattazione dei periodi storici a cui li applicano, e viene fuori qualunque cosa, no? Perché poi con l'econometria in realtà voi potete produrre in realtà qualunque cosa. In particolare quei sistemi che vanno sotto il nome di panel, no? Che mettono insieme per moltiplicare il numero delle osservazioni, che così gli strumenti statistici diventano più potenti man mano che il numero delle osservazioni si moltiplica all'infinito, mettono insieme elementi, insomma informazioni che riguardano il 1800 con quelli che riguardano il 1900 e anche il 2000, già che ci siamo, e poi pretendono che di avere un risultato di qualche genere, no? Con questa econometria è stato un disastro peggiore, perché non è solo stato un disastro come quello che ho cercato di rappresentarvi, cioè l'utilizzo
di strumenti statistici in una modalità che veramente ammazza la storia, no? Ma è anche stato che a quel punto lì, siccome gli economisti econometrici erano i migliori ad utilizzare questi strumenti, sono detti, beh, la storia la facciamo noi, la storia economica, è inutile che esistano degli storici economici, noi abbiamo questi strumenti molto validi a disposizione, li applichiamo, non importa, al 1300, al 1400, non importa, insomma, qualunque cosa, all'India piuttosto che alla Cina, piuttosto che al Vietnam, non importa, perché quello che conta sono gli strumenti dell'econometria. Allora, a quel punto veramente la situazione è molto precaria. Negli Stati Uniti la storia economica è distrutta, completamente distrutta da questa vicenda che ho cercato di narrarvi. E in Europa di meno, perché comunque in Europa comunque il mainstream, insomma, è meno diffuso, anche se insomma c'è parecchio, che non negli Stati Uniti. E comunque si è tentato da parte di molti, anche della sottoscritta, di utilizzare altri strumenti. Ci si è cominciati a chiedere, ma quali sono gli agenti storici che effettivamente cambiano la storia? Sono le imprese, sono gli stati, allora cerchiamo di approfondire appunto come si sono comportati gli stati, come si sono comportate le imprese, e vediamo di costruire una qualche interpretazione per la quale ci serviamo di strumenti interpretativi diversi da quelli del mainstream economics e della econometria. No. Non è facile. Non è facile perché la formalizzazione di questi strumenti alternativi all'econometria non è grande. Ora, io sono perfettamente convinta che l'economia non può essere una scienza sul modello della fisica o della matematica, peggio ancora, naturalmente, e quindi a me non disturba tanto questo. Però chi invece è ancora convinto, e ci sono degli economisti, e parecchi, che sono ancora convinti che l'economia sia una scienza, tendono a trattare questa storia economica come non adeguata, come non utile. No. Io ritengo invece che se la storia economica deve offrire qualcosa per l'interpretazione della realtà sia del passato che di oggi, non possa utilizzare gli schemi mainstream ed econometrici, perché quelli non sono veramente adatti ad una dimensione storica, né passata ma nemmeno presente, perché mancano di tanti elementi che invece vanno considerati e sono fondamentali per capire come la realtà funziona. La business history è stato un tentativo, per esempio, di uscire fuori da questo problema molto serio. La business history, d'altra parte, a sua volta ha dovuto rifarsi ad alcuni modelli interpretativi, in modo particolare il modello chandleriano della corporation, no? E anche lì c'è cascato l'asino, come dire, no? Perché il modello chandleriano della corporation è un modello americano. Provate ad applicarlo in Italia ed è un disastro completo. Tant'è vero che molti dei nostri colleghi che insegnano management solo adesso stanno cominciando a rendersi conto, dopo Beccattini, dopo Fouas, no? Che forse il management della corporation americana non è adatto per le imprese italiane. No? E che se si vogliono studiare le imprese italiane bisogna studiare i distretti, bisogna studiare l'impresa familiare, il passaggio generazionale, questi qui sono gli argomenti rilevanti per l'impresa italiana, non quelli della divisionalizzazione della corporation americana di Chandler. No? Ma qui avrei tanto da dire su questo, naturalmente, vero? Perché c'è un collega alla Bocconi, Franco Mattori, con il quale non manco di litigarmi, no? Che invece lui è uno convinto della bontà assoluta, ottimo, insomma, del modello della corporation chandleriana, soltanto che non è un modello che possa essere applicato, anche se loro ci hanno provato,
ci sono molti lavori che ci hanno provato, no? Che però non hanno ottenuto un risultato significativo, con il risultato che economie come quella italiana, ma non solo, no? Non hanno mai avuto una concettualizzazione adatta a queste economie, perché hanno sempre cercato di prendere concettualizzazioni che vanno bene magari per altri paesi, non so fino a che punto neanche per questi altri paesi, ma certamente non per un paese come l'Italia. Ecco, quindi la storia economica ha dovuto combattere tanto e ancora sta combattendo, al punto in cui addirittura non accettano nemmeno sulle riviste internazionali un lavoro di storia economica che non abbia dentro dell'econometria. E anche questo è un altro problema grandioso, no? Che i giovani, se vogliono pubblicare su quelle riviste, e dopo naturalmente sono giudicati in base a indicatori che si basano su quelle riviste, devono per forza fare dell'econometria. Ho avuto degli allievi che si sono distrutti la vita su questo problema qua, no, ecco, per dire. Quindi veramente una situazione non facile. Grazie professoressa per questo intervento, e credo che già qui, secondo me, volevo soffermarmi soltanto su questo punto, che emerge come effettivamente l'economia sia una scienza sociale ed emergono le varie caratterizzazioni dell'economia, ma al tempo stesso, secondo me, un'altra cosa che spesso non è chiara, sono i rapporti di forza. I rapporti di forza che vi sono nella società, ma vi sono anche all'interno dell'accademia stessa. Quindi ci sono dei conflitti sulle definizioni, e poi ci sono anche delle implicazioni sugli spazi che le varie scuole poi possono avere all'interno dell'accademia, ma anche poi con tutte le implicazioni poi per la società. Quindi grazie professoressa per questo intervento appassionato e fondamentale. A questo punto volevo chiedere al professor Roncaglia una cosa che si collega bene con quanto abbiamo detto fino adesso con la professoressa Negrizzamagni, e anche poi, se vuole rispondere un pochino a qualcosa che ha detto la professoressa, ma tendenzialmente la domanda è legata appunto al fatto che, ancora una volta semplificando, gli economisti cercano delle leggi. In che senso? Appunto, qui cito Schumpeter, che è citato da lei in una conferenza sua. Appunto, si parte da un'idea vaga sul funzionamento della società, si crea un sistema di concetti e si costruiscono dei modelli sulla base di questi concetti. Successivamente ci si confronta con la realtà. Allora, la domanda è effettivamente se, perché indipendentemente dalla scuola di pensiero si lavora così come economista, mi corregga se sbaglio. E di conseguenza la domanda è ancora utile andare avanti quindi con questa ricerca di leggi, questo approccio nomotetico, cioè impostare una ricerca conoscitiva che mira alla scoperta di leggi generali e generalizzabili? E come si potrebbe fare a tenere in considerazione il contesto storico, culturale? Perché poi il problema è sempre fra, cioè questa tensione fra generalizzabilità e specificità. Grazie. Ecco. Stavo riattivando il microfono, grazie. Sì, ci sarebbero tantissime cose da dire su quello che è stato detto prima e anche tanti piccoli equivoci da chiarire. Dunque, io posso pensare, a differenza di Vera, che l'economia sia una scienza, ma certo non penso che dire che l'economia è una scienza implichi fare dei modelli, delle leggi precise. Il mio maestro Silo Slabini prendeva sempre in giro le leggi economiche, cioè le leggi economiche sono quelle cose che non funzionano mai.
tutto sommato c'è una gran parte di verità in questo. Il punto è un altro, che se non generalizziamo, noi restiamo alla descrizione su scala 1 a 1 della realtà. Anche gli storici, ricordava Vera, generalizzano quando fanno un'interpretazione della realtà. Se no, proprio non riusciamo a fare nulla. Allora, il problema è come noi possiamo procedere per arrivare a qualche generalizzazione utile. E, scusate, diciamo, il problema è che naturalmente le diverse scuole procedono in modo diverso. Per la teoria neoclassica, il problema marginalista, il problema è quello del confronto tra scarsità e utilità. Quindi tutto si riduce alla massimizzazione o a una minimizzazione vincolata, un problema che si tratta con un po' di matematica in modo molto semplice. E siccome questo tipo di problema può essere visto un po' dappertutto, diciamo, si assume che non ci sia differenza in quello che l'economista può dire per l'antico Egitto come per la moderna Francia o la moderna Italia. Perché in fondo il problema del prezzo di mercato come punto di incontro tra domanda e offerta dovrebbe essere trattato in modo analogo in tutti i paesi. Questo forse è un po' una forzatura, ma senza le forzature non riusciamo a capire le differenze. Per gli economisti classici che studiano la divisione del lavoro evolve nel tempo, quindi la loro analisi ha necessariamente una base storica. Gli economisti classici distinguono tra epoche storiche. Smith distingue tra le varie fasi precedenti a lui, e gli economisti classici moderni distinguono anche loro tra le varie fasi. Quindi, tra l'altro, gli economisti si sono occupati di lungo periodo in questo senso, anche se di nuovo la gran parte degli economisti mainstream, diciamo così, tende a concentrarsi su breve periodo. Se noi consideriamo l'economia come una cosa complicata che evolve nel tempo, anche l'utilizzo dell'econometria, che in certi casi può anche servire, per carità, diventa uno strumento molto pericoloso. Io ho dei colleghi di facoltà che hanno studiato l'andamento del prezzo del petrolio utilizzando una bellissima serie che partiva dal 1800 non so quanto e arrivava fino al 1990. Ora, questa è una follia, perché è cambiata la natura del prezzo del petrolio, è cambiato il mercato, sono cambiate tante cose, e studiare le correlazioni come fanno gli statistici, come fa l'econometria, è una cosa che va accompagnata da una riflessione sul significato di quello che si fa. Ci sono state una serie di battute dopo il blocco dei vaccini AstraZeneca, c'è stata una serie di battute, dice: allora chiudiamo i reparti nascite, perché se c'è una cosa sicura al mondo, correlazione 100%, è che nel lungo periodo ogni nascita segue una morte, quindi diciamo è una cosa che assolutamente non può essere ammessa. Ogni correlazione, Georgescu Regen aveva una quantità di storie divertentissime sugli utilizzi sballati dell'econometria, la famosa storia del paesino del Midwest negli anni 30, in cui l'andamento delle nascite seguiva ciclicamente l'arrivo delle cicogne, e quindi si dimostrava che erano le cicogne che portavano i bambini. Semplicemente non c'era la televisione a quell'epoca e le cicogne arrivavano dopo 9 mesi dopo i lunghi mesi invernali, l'arrivo dei lunghi mesi invernali, e quindi in assenza di televisioni si producevano bambini. Ci sono così tante storie sull'econometria fallita, diciamo, che prendere sul serio l'econometria richiede un certo sforzo. E tuttavia gli studi econometrici sono utili per, dato che oggi è così facile farli con i calcolatori, per avere delle ipotesi di partenza. Tra le tante ipotesi di partenza io devo sapere scegliere. Questo è il problema dell'economista. L'economista, prima di mettersi a fare delle generalizzazioni da considerare contributi interpretativi, deve raccogliere delle informazioni, una massa anche ampia di informazioni, e formarsi un'idea sia abbastanza precisa del problema che vuole affrontare, sia della struttura del modo in cui affrontare il problema. Io posso prendere come struttura di un problema economico
il problema della domanda e dell'offerta e affrontarlo come se fosse un problema riferito al mercato delle fiere medievali o alla borsa moderna, alla borsa valori moderna. Oppure posso prendere una teoria dei prezzi di produzione che è basata sul fatto che in una società basata sulla divisione del lavoro ci sono tanti processi produttivi diversi che però sono interrelati tra di loro e quindi il sistema dei prezzi deve permettere a questa complessità della divisione del lavoro di funzionare, di continuare a funzionare, permettendo alle varie imprese di ottenere i loro mezzi di produzione in cambio, diciamo, del prodotto che vendono sul mercato. Ora, fatto questo sistema di concetti con il quale uno prova ad affrontare la realtà, si passa poi a fare la teoria. Il guaio è che la stragrande maggioranza degli economisti di oggi di questo primo passo non si curano, lo lasciano da parte e affrontano solo, basandosi su un sistema concettuale bello e servito, diciamo, affrontano solo i problemi successivi. Quindi noi abbiamo oggi una produzione in serie di modellini che affrontano le cose più diverse, tutti in modo sbagliato, perché si riferiscono a un sistema concettuale che poteva valere per una fiera medievale, ma non funziona per una società basata sulla divisione del lavoro. Naturalmente ci possono essere tanti sistemi concettuali diversi. Per esempio, quello che accennavo di Keynes, il problema dell'incertezza in Keynes, è un sistema concettuale in cui si possono elaborare delle teorie importanti proprio guardando alle differenze di certezza di vari campi. E quindi Keynes stesso distingueva tra la sua teoria della moneta, perché l'incertezza in campo monetario è diversa dall'incertezza nel campo della scelta degli investimenti, e la sua teoria degli investimenti o dei livelli di produzione. Però all'interno di ognuno di questi campi ci sono dei criteri di scientificità. Il problema è quello di ritenere che i criteri di scientificità siano unici, quelli del rigore matematico. Silos diceva sempre che ci vogliono le due R, il rigore e il realismo. Friedman invece diceva che del realismo ce ne possiamo, lo possiamo trascurare, perché l'importante è che assieme al rigore ci sia la possibilità di prevedere quello che succede in futuro. Questo è sinceramente un modo di procedere che ha dato luogo a tanti errori, perché Friedman ha sbagliato tantissime previsioni e nessuno ha mai abbandonato le sue teorie per questo. Ricordo che nel 72, prima della crisi petrolifera, Friedman prevedeva un crollo del prezzo del petrolio. Questa è una cosa che, diciamo, non è molto nota, ma siccome a quell'epoca mi occupavo di petrolio, mi ero interessato di queste previsioni e quindi, diciamo, si vede che sono... Per esempio, nel campo della filologia non si usano gli stessi criteri di verità per scegliere teorie giuste o sbagliate che si usano nel campo della fisica. Nel campo della filologia si usa l'analisi del testo e l'analisi del contesto. Allora, noi in economia che criteri dobbiamo trovare, utilizzare? Bene, l'economia, quando noi accettiamo il fatto che è un mondo complicato quello che abbiamo di fronte, non la possiamo risolvere con un solo modello, il famoso modello dell'equilibrio economico generale che ricordava Vera. La dobbiamo risolvere distinguendo tra i vari problemi e affrontandoli in modi diversi. Io ho avuto tante discussioni con Sraffa su questo aspetto, perché prima di andare a Cambridge mi ero innamorato del primo Wittgenstein, quello del Tractatus Logico-Philosophicus, che aveva questa concezione di una sistematizzazione completa della realtà, o meglio di tutto ciò che della realtà si può descrivere, mentre tutto il resto, che poi sono la religione, i sentimenti, eccetera, andava lasciato da parte. Però la scienza deve essere costruita su una base completa, eccetera. E Sraffa stesso, Wittgenstein lo ricorda nella prefazione del suo secondo libro, gli aveva distrutto questo sistema, che è la stessa cosa che fece con me. Io ero arrivato lì convinto che questo, non avevo letto il secondo Wittgenstein, e Sraffa me lo fece a pezzettini.
Il secondo Wittgenstein è quello dei giochi del linguaggio, cioè l'idea che noi costruiamo pezzo per pezzo delle isole, diciamo così, al cui interno i concetti hanno un significato diverso da quello che hanno in altri giochi di linguaggio. Se io sono su un'impalcatura e dico mattone tendendo una mano al mio aiutante di sotto, significa passami il mattone. Se io accompagno mia figlia per la strada e a un certo punto urlo mattone, significa che sta per cadere un mattone, che sto dando un segnale di pericolo. E così via. Se le indico un mattone dicendo mattone, le sto insegnando una parola in italiano. Ora, per la teoria economica è la stessa cosa. Vera ricordava il modello di crescita omotetica, il modello di von Neumann. Ecco, io penso che anche quel modello abbia un significato a patto di non considerarlo come un modello generale. È un modello che ci aiuta a capire qualcosa, come dire, come punto di riferimento utile. Come punto di riferimento utile per capire come la crescita può andare avanti all'infinito senza problemi, se non c'è una scarsità iniziale da qualche parte di mezzi di produzione, e come questa crescita può andare avanti all'infinito su una base di tecniche date. Se la crescita avviene su una base di tecniche date, non può che avvenire in quel modo. Se siamo fuori da un sentiero di quel tipo, la crescita viene massimizzata andando su quel sentiero. O se volete, il modellino di Harrod, che è bellissimo nella sua semplicità, ci aiuta a capire una cosa, che la crescita è instabile. Quello era il vero contributo che voleva dare Harrod. Dopo la instabilità statica di Keynes, cioè che l'occupazione non è mai in equilibrio, noi abbiamo con Harrod un'idea di instabilità dinamica. Ecco, naturalmente, se io ho questa concezione, come dire, a pezzi dell'analisi economica, il modo in cui analizzo il confronto tra il capitalismo e il feudalesimo, per esempio, sarà molto vicino alla storia economica di Vera e molto lontano dai modelli alla von Neumann. Però gli economisti queste cose le hanno studiate. Le hanno studiate basandosi su quello che appunto aveva elaborato un docente di economia come Max Weber, e cioè utilizzando la nozione di tipi ideali, quindi con delle strutture di tipo diverso da quelle utilizzate normalmente in economia. Se io provo a studiare un problema come quello del cambiamento tecnologico, non utilizzo le strutture, diciamo, alla von Neumann o alla Harrod. Utilizzo qualcosa che è di nuovo molto vicino alla storia economica, ma gli economisti possono dare dei contributi, per esempio, sui processi che si autoalimentano, sul perché se io inizio a utilizzare una certa tastiera per la macchina da scrivere, continuerò a utilizzare quella tastiera anche quando arrivano delle tastiere di tipo migliore, perché ormai mi ci sono abituato. Come mai le macchine a benzina, le auto a benzina, per essere superate dalle auto elettriche, con tutti i problemi climatici che hanno determinato la benzina, hanno richiesto degli incentivi così forti? Perché ormai la tecnologia si era indirizzata su una certa strada. Quindi tutti i fenomeni di rendimenti crescenti gli economisti li hanno studiati in questo modo. Il problema ambientale, fare un altro esempio, affrontato in modo diverso dagli economisti neoclassici o dagli economisti di orientamento classico. Gli economisti neoclassici dicono: creiamo un mercato per vedere di combattere l'inquinamento. Ora, qui c'è tra l'altro un altro problema che gli economisti di tipo classico affrontano, come gli storici, cioè quello delle istituzioni e del modo di funzionare delle istituzioni. Noi operiamo in una realtà in cui le teorie sono pure, ma la realtà è sporca. Noi ci dimentichiamo della criminalità. Allora, se i miei colleghi fisici mi dicono che le centrali nucleari moderne sono super sicure, io resterò contrario alle centrali nucleari, perché avrò paura che l'appalto dato alla ditta mafiosa per costruire il rivestimento in cemento armato non sia fatto di cemento armato.
e questo mi creerebbe dei problemi. E io non posso essere sicuro che l'appalto non venga dato a una ditta mafiosa. Posso essere sicuro delle teorie del collega di fisica nucleare che mi spiega perché quelle centrali sono intrinsecamente sicure, ma non posso essere sicuro di questo. Quando si parla del Bitcoin, il Bitcoin sarà un'invenzione meravigliosa, ma siccome viene utilizzato per il traffico degli organi e per il traffico della droga, io credo che queste monete private siano assolutamente da bloccare per ottenere una tracciabilità che ci permetta di controllare queste cose. Allora, il mestiere dell'economista qual è? È un mestiere complicato in cui ognuno dà un contributo in una certa area. Io ho fatto sempre l'economista generico, diciamo, quindi mi sono occupato, anche perché ho lavorato parecchio con degli amici politici, quindi a discutere di cosa fare in concreto, insomma. Però tanti amici che si sono specializzati su una questione o sull'altra, so che possono dare dei contributi. I miei amici che studiano il funzionamento delle banche e della finanza, si specializzano in questo campo, danno dei contributi in questo campo che si basano su un'analisi ragionieristica dei bilanci delle banche, su un'analisi di teoria economica che tiene conto dell'incertezza del modo di procedere dei mercati di borsa, della speculazione e così via, e danno dei contributi importantissimi in questo campo. Naturalmente sono dei contributi molto diversi da quelli che può dare un economista che affronta il problema, non so, appunto, del problemi ambientali, o un economista che affronta il problema dell'occupazione e così via. Che cosa si può dire, ad esempio, sul funzionamento dell'Unione Europea? Quello è un problema grosso di questi tempi, che gli economisti debbono affrontare tenendo conto dell'interrelazione che c'è tra l'economia e la politica. L'Unione Europea, il sistema monetario dell'Unione Europea è nato sulla base di un come dire, pensiero economico sottostante, che è purtroppo quello della teoria neoclassica. L'idea che la banca centrale debba occuparsi solo dell'inflazione deriva dall'idea che i mercati ci porteranno automaticamente verso la piena occupazione se solo li lasciamo fare, e che è la moneta che crea inflazione, dimenticandosi che spesso è il conflitto sociale che crea inflazione, o sono vicende esterne come le crisi petrolifere che derivano da un terzo esterno, i paesi produttori di petrolio. Possiamo comportarci di fronte a questo? Noi dobbiamo cercare di cambiare, di combattere questo tipo di sistema di mentalità economica per permettere che si cambino le regole. E cambiando le regole, cambiando la politica economica, si potranno fare degli interventi di politica economica più adeguati. Se noi seguiamo i giornali discutono solo di che tipo di politiche economiche fare, più raramente di quali istituzioni sono più adatte e praticamente mai di quali concezioni economiche sono alla base delle istituzioni. E questo è un guaio, perché se non cambia la concezione economica, i cambiamenti nelle istituzioni saranno difficilissimi ad ottenere e li si otterranno solo per breve tempo. Il blocco delle regole di Maastricht è stato adottato in via temporanea. Cosa succederà quando tra un paio d'anni il blocco finirà? Ecco, gli economisti dovrebbero incominciare a occuparsi oggi di queste catene economiche, di pensiero economico che vincolano un approccio più ragionevole alla teoria economica. Un approccio più ragionevole non significa pensare, come hanno sostenuto alcuni economisti americani, che non ci sono limiti a quello che si può fare, che si può stampare moneta senza produrre nessun effetto, stampare moneta a volontà, monetizzare tutto il debito pubblico senza produrre alcun effetto. No, diciamo, degli effetti ci sono. Il problema è che bisogna costruire delle teorie
che riconoscano che questi effetti sono diversi in diversi assetti istituzionali, e per assetti istituzionali intendo le norme specifiche, non socialismo, capitalismo e feudalesimo, e che di questo noi dobbiamo occuparci. Keynes non era l'economista del breve periodo e delle politiche anticongiunturali. Keynes era l'economista che ha creato il sistema di Bretton Woods, cioè un sistema di regole internazionali del gioco che hanno favorito i 20 anni di ripresa del periodo post-bellico. Adesso questa è stata un po' una serie di divagazioni provocate in parte da quello che è stato detto prima e in parte dal tentativo di dire che insomma non c'è un metodo. L'economia procede in modo un po' confuso. L'importante è discutere, cercare di ricordarsi che dobbiamo essere rigorosi, la matematica serve a questo. Dobbiamo anche essere realisti. E nell'essere realisti dobbiamo capire che la descrizione che diamo della realtà è influenzata dalla nostra posizione politica. Ma questo lo dobbiamo riconoscere, come dire, apertamente, perché ci possono essere, tra l'altro, posizioni, vicine culturalmente e distanti politicamente, e questo va capito per evitare poi tanti equivoci che possono sorgere nello svolgimento del ragionamento. Scusate, è stato molto confuso. No, professore, grazie mille perché mi senti? Sì, perché abbiamo un po' potuto vedere tutte le sfaccettature di quello che poi è il lavoro dell'economista, le problematiche che si trova ad affrontare nel tentativo di elaborare poi delle teorie economiche e confrontarsi con la realtà allo stesso tempo e con se stesso. A questo punto, ancora sempre legandomi alla domanda precedente, volevo chiedere alla professoressa Stirati appunto qual è, diciamo, come mai, un pochino ne abbiamo già parlato, ma come mai, diciamo, dopo la crisi partita nel 2007, comunque sia, nonostante ci siano state tante proteste, tante organizzazioni anche da parte di studenti, di fondo il paradigma che si insegna nelle università, non è cambiato nella maggior parte delle università, e poi in generale, se si può fare una considerazione in generale, effettivamente su qual è il rapporto tra, diciamo, eventi storici e poi sviluppo del pensiero economico. Grazie. Allora, prima cosa, studenti, richieste degli studenti, crisi del 2007, 2008, eccetera. Allora, innanzitutto, per le varie ragioni che sono state già ricordate, pensare di modificare il modo in cui si fa teoria economica e si insegna l'economia nell'università non è una passeggiata, perché appunto l'economia è un po' oggi è la scienza che dà, oltre a una serie di strumenti o di politiche, ma insomma dà la visione, no, del mondo, della società e in qualche modo le giustifica o le critica, no? Prevalentemente oggi tende a giustificarle. E quindi, insomma, c'è una forte pressione esterna, culturale e anche di interessi economici nell'ambito economico. Quindi c'è questo aspetto per cui, per esempio, laddove c'è un finanziamento privato della ricerca negli Stati Uniti, che sono un po' il perno mondiale, no? Della ricerca un po' in tutti i campi, ma anche in economia, sappiamo che le università sono private, che ci sono fondazioni private che finanziano, che danno borse di studio, che danno premi, che contribuiscono, che hanno dei think tank, eccetera. Queste hanno un'influenza su come si fa l'economia. Poi ci sono tutti gli elementi, come dire, appunto culturali più generali, di consenso rispetto a determinati processi o allo status quo generale. E poi c'è tutta la forza, diciamo, della conservazione interna del mondo accademico, del mondo della ricerca, per cui chi ha costruito le proprie carriere e il proprio prestigio su determinate idee, insomma, difficilmente modificherà quelle idee o modificherà il modo in cui insegna e in cui fa ricerca. E
E tutte queste forze per la, verso la conservazione, diciamo così, sono state, come ricordava Vera Zamagni, molto rafforzate negli ultimi decenni da anche un assetto istituzionale che riguarda il modo in cui vengono valutati i dipartimenti, vengono valutati i ricercatori, i docenti, in cui si accede alle carriere di ricerca, in cui si accede all'università, che sotto, diciamo così, direi il velo del merito, della valutazione del merito, in realtà hanno forzato determinati, come dire, un certo conformismo, diciamo, al paradigma dominante, rendono estremamente difficile fare ricerca in modo diverso, con idee nuove o con metodi alternativi a quelli dominanti, specialmente per i giovani, perché i giovani devono, come dire, accedere, quindi devono essere valutati e vengono valutati secondo questi criteri. Quindi, diciamo, una difficoltà generale del cambiamento, direi sempre, insomma, in qualche modo, delle idee, c'è anche questo elemento in più oggi che secondo me va riconsiderato. Io non credo che poi, diciamo, queste pressioni giovanili, studentesche, verso il cambiamento siano inutili, innanzitutto perché c'è un moltiplicarsi di iniziative anche come questa, comunque, che fanno formazione, che servono a far circolare le idee, a riflettere, a stimolare, che sono molto importanti. Penso che possa avere molta importanza anche una pressione nelle singole sedi universitarie a richiedere corsi in cui vengano presentate posizioni diverse, o insomma in qualche modo ci sia anche un confronto tra diverse posizioni, tra diverse interpretazioni, e quindi penso che richieste di questo genere da parte degli studenti siano estremamente importanti e possano avere un ruolo. Naturalmente riuscirebbero ad avere forse ancora più efficacia se riuscissero a trovare delle alleanze sia dentro l'università che fuori, così in ambito delle più varie associazioni politiche, sindacali, di cittadini, eccetera, eccetera. Credo anche che però forse un cambiamento profondo nel modo in cui viene insegnata l'economia si possa avere solo se contemporaneamente c'è un cambiamento anche politico-sociale, insomma, se in qualche modo gli eventi storici e le pressioni dal basso tenderanno, come dire, insomma, in qualche modo a far crescere delle forze che chiedono politiche diverse, no? Rispetto a quelle che sono state fatte nel passato. Penso per esempio in Europa alle politiche di austerità fatte dopo la crisi del 2008, che hanno avuto conseguenze assolutamente drammatiche. Ecco, se diciamo, se questo suscita e genera delle reazioni sociali, ma che riescono poi a trasformarsi anche in organizzazione politica, sicuramente questo può avere molta influenza sull'insegnamento dell'economia. Insomma, le due cose credo che non possano andare in modo del tutto indipendente, cioè che ci possa essere un grosso cambiamento nell'insegnamento dell'economia in ambito accademico senza anche delle, come dire, in qualche modo dei sommovimenti politico-sociali. Poi, dopodiché, sicuramente gli eventi storici, gli eventi esterni hanno un effetto, ma è un effetto, ecco, che io credo che passi anche per grandi processi di cambiamento politico e sociale. Forse oggi, dopo la pandemia e la crisi ancora più drammatica, direi che aprirà, che ha già aperto rispetto alla crisi del 2008, insomma, qualche piccolo insegnamento del passato c'è stato. Forse non sarà così facile riproporre un ritorno all'austerità, anche se insomma già si sentono alcune voci in quella direzione. Ecco, però forse qualcosa via via si impara anche a causa e in seguito delle conseguenze sociali che queste politiche hanno. Colgo l'occasione, vedevo prima, ho sbirciato le domande, ma insomma ero impegnata a seguire, quindi non ho letto con attenzione tutte le domande, ma ne ho vista una che faceva riferimento a una dichiarazione ieri di Cottarelli, che nessun paese
è uscito da situazioni di elevato debito pubblico in rapporto al PIL con politiche di deficit spending, di spesa in deficit. Volevo fare due considerazioni. Intanto che però conosciamo molto bene casi di paesi in cui il rapporto debito-PIL è aumentato moltissimo in seguito a tentativi di ridurre il deficit pubblico, e l'Italia è appunto un caso di questi. L'Italia nel periodo tra il 2011 e il 2014, insomma, l'attuazione, lo stesso la Grecia, lo stesso l'Irlanda, tutti questi paesi in cui in un contesto di già crisi economica causata dalla crisi del 2008 sono state applicate politiche di consolidamenti fiscali severi, quindi aumento delle tasse, riduzione della spesa pubblica, hanno visto crollare il PIL e aumentare moltissimo il rapporto debito-PIL. Quindi l'inverso è ben noto, è anche un fenomeno recente. Quanto all'altro, al fenomeno opposto, direi in risposta alla domanda che era stata fatta, non credo che si debba guardare al deficit, perché il deficit è un po' è un risultato ex post, no? Di quello che accade anche al PIL, oltre che alla spesa pubblica, cioè un aumento di spesa pubblica in disavanzo che però abbia effetti virtuosi, cioè molto positivi sull'economia, ex post non dà luogo a un disavanzo, perché aumentando il PIL aumentano molto anche le tasse, quindi il disavanzo può essere in realtà relativamente contenuto. E in un certo senso, se noi guardiamo ai tassi di crescita della spesa pubblica piuttosto che ai deficit, in tutta la fase cosiddetta dell'età dell'oro del secondo dopoguerra, quello che noi vediamo è che c'erano tassi di crescita della spesa pubblica molto sostenuti, accompagnati da tassi di crescita del PIL molto sostenuti, e i deficit non c'erano, erano molto contenuti. Certo, questo era anche accompagnato da un assetto istituzionale di politica monetaria diverso da quello attuale, che quindi rendeva meno, come dire, meno difficile questa e con meno conseguenze, diciamo, dal lato dell'indebitamento pubblico, questo tipo di politiche espansive. Però, insomma, andrei un po' cauto nel dire che l'unico modo per uscire da un elevato debito pubblico sia quello del consolidamento fiscale, perché una cosa è certa, cioè, forse non sappiamo se si può uscire facendo più spesa, ma sicuramente sappiamo che facendone, che tagliandola rischiamo, in un'economia già in crisi, rischiamo di avere l'effetto opposto, cioè quello di un aumento del debito in rapporto al PIL. Grazie, prof. Non so se volevate commentare qualcosa che è stato detto, oppure passiamo alle domande. Non so, la professoressa Zamagni, che è stata la prima che ha parlato, non so se vuole. Microfono. Sono molto d'accordo con quello che hanno detto i colleghi, anche se, diciamo, il professor Roncaglia si è un po' contraddetto, perché all'inizio ha detto l'economia è una scienza, poi dopo però ha detto cose che non vanno nella direzione del considerare l'economia una scienza, che qualunque riflessione concettuale debba avere delle caratteristiche, diciamo, di coerenza, non contraddizione, eccetera, eccetera, va bene. Però di solito quando si dice scienza si pensa alle scienze dure, che hanno una base matematica veramente quasi incontrovertibile, no? Anche se anche lì delle volte poi le cose non vanno. Quindi la comparazione con la medicina è migliore. Ecco, la medicina non è una scienza, in effetti, è invece una concettualizzazione che può naturalmente andare molto avanti e sempre basata sui principi di razionalità che devono essere utilizzati in qualunque tipo di argomentazione che possa essere comunicata e condivisa anche da altri, no? Però definirlo una scienza come la fisica, beh, non ci siamo, io ero quello che volevo dire, non può essere una scienza come la fisica,
no, che vale dappertutto e che ha delle regole fisse. Non ha delle regole fisse, poi alla fine l'hai detto anche tu, no? Io volevo commentare invece un intervento di certo anonimo che dice: austerità provocata anche da alcuni articoli a sfondo statistico, come l'articolo controverso di Reinhard Rogoff. Quello è stato un articolo molto disgraziato, devo dire, no? Perché ha quei difetti a cui facevo riferimento. Ha preso luoghi diversi, periodi storici diversi, li ha messi tutti insieme, li ha shakerati, no? E poi il risultato è stato che economie che hanno più del 90% del debito pubblico sul PIL funzionano meno bene delle altre. Ma che senso avrà mai una operazione di questo genere? Siamo sempre sulla questione che sollevavo prima. Quando si fanno argomentazioni sul lungo periodo e su paesi diversi, diventa impossibile trovare delle leggi, perché non ci sono le basi per poterci arrivare. Il famoso esempio, naturalmente, del Giappone insegna, vero, che da moltissimo tempo, da quando ha avuto quella crisi finanziaria degli anni 1990 e ha dovuto salvare le sue banche da solo, con l'aiuto di nessuno, no? E le ha salvate con l'aiuto della sua banca centrale, che detiene il 250% di debito pubblico, ma non è che questo ha impedito al Giappone di continuare la sua vita economica. Se le cose sono andate meno bene, erano questo il risultato delle crisi finanziarie, più che altro, più che poi nessuno specula contro di lui, perché praticamente il 90% di questo debito pubblico è nelle mani della banca centrale giapponese, e come si fa allora a fare delle generalizzazioni su questo? Quindi io sono di questo parere, che da tutte le elaborazioni che gli economisti fanno, e anche diciamo gli economisti aziendali sull'impresa, bisogna trarre delle concettualizzazioni e poi vedere di adoperarle in una maniera sensata nel lavoro di ricerca che uno sta facendo. La comparazione si può fare, però bisogna sempre ricordarsi che c'ha poi quel senso che ha. Per esempio, un paese come l'Italia esce sempre male in qualunque comparazione uno voglia fare, no? E non si capisce come in qualche maniera stia in piedi questo paese, perché è come un mio vecchio studente che parlava della mezzadria e ogni, diciamo, 20 anni diceva: la condizione dei mezzadri è peggiorata. Poi dopo 20 anni la condizione dei mezzadri è peggiorata. Ad un certo punto gli ho detto: però come la mettiamo che comunque sopravvivevano e comunque riuscivano a mangiare se continuavano a peggiorare la loro condizione? Cioè, bisogna avere capacità di rapportarsi con la realtà, no? Altrimenti no. Quindi concettualizzazioni servono, però devono essere utilizzate in una maniera sensata e soprattutto con l'obiettivo di cercare di capire qual è la situazione di un paese, quali sono le migliori ricette che si possono offrire per quel paese specifico o per quel problema specifico, anche a livello internazionale, a livello dell'Unione Europea o altro. Però non dare per scontato e basarsi e, diciamo, credere nella possibilità che lavori statistici come questo qua che è stato citato diano il clou di quello che uno deve pensare a proposito di quel problema, in questo caso il debito pubblico. Lo sappiamo tutti che la definizione del 60% del debito pubblico che è stata fatta all'inizio dell'euro era una definizione assolutamente arbitraria, perché mai il 60% non l'80%. Era l'idea di: amici, state attenti a non spendere troppo, perché poi dopo il debito va restituito, che è sensato, assolutamente sensato. Poi trovare questi indicatori, ho scritto un articolo su questo, no? Trovare degli indicatori fissi su questioni che cambiano nella storia da paese a paese è sempre un rischio veramente elevato di sbagliare e di creare poi dei danni tremendi se questi indicatori vengono creduti come la verità, no? Grazie, professoressa.
Dai al professor Roncaglia la parola per provare a rispondere, se vuole dire qualcosa su questo intervento della professoressa, e poi volevo anche girargli, e poi magari di seguito anche la professoressa Stirati, la domanda che ci fa Lucio Mamone. La domanda è questa: che cosa ci dice della nostra società la posizione che l'economia occupa rispetto al pensiero? Che contributo può ancora dare ancora il pensiero economico al progresso? Allora, io ho dato un'occhiata alle domande laterali e effettivamente ce ne sono tante molto complicate. Questa è una delle più complicate che ci siano. Prima una parola su Vera. Credo che noi siamo alla fine, non in disaccordo. Cioè, il tuo concetto di scienza è un concetto molto forte. Io uso il concetto di scienza in un senso più debole, nel senso che voglio che sia riconosciuto il fatto che all'interno del campo degli economisti si deve poter discutere e si deve poter dire che certi ragionamenti sono sbagliati. Esatto. Ecco, adesso i criteri di vero e di falso sono criteri molto complicati e debbono essere sempre provvisori, ma d'altra parte questo è vero anche nelle scienze fisiche. Io ho una pallida idea di quello che sta succedendo con gli stringeristi nel campo delle scienze fisiche, ma d'altra parte è quello che è successo con il campo della fisica quantistica prima della relatività, eccetera. Quindi anche in economia noi dobbiamo combattere l'idea che ci sia una verità stabilita, perché non è vero. Allo stesso tempo dobbiamo dire che noi dobbiamo essere seri nel lavoro che facciamo. Dobbiamo cercare di essere seri utilizzando il rigore il più possibile, il realismo il più possibile e cercando di raccogliere fatti il più possibile. In questo senso siamo, come dire, perfettamente d'accordo. Okay. Prima di arrivare alla domanda che mi avevi sottolineato, volevo chiarire un paio di punti che ho visto qui di lato. Allora, uno è sul fatto che i blockchain e quindi i bitcoin sono trasparenti. È assolutamente falso. I bitcoin vengono utilizzati per transazioni di mercato nero le più sporche, e questo è un dato di fatto. Il fatto che le catene siano, come dire, legate tra di loro non porta al riconoscimento degli agenti che operano in quel mercato. Ci deve essere una registrazione all'inizio. Queste sono questioni di cui abbiamo discusso a fondo proprio con i proponenti di queste blockchain in alcune conferenze in Accademia dei Lincei. E il problema è che queste registrazioni le fanno delle, come dire, dei prestanome, e a quel punto non c'è proprio più modo di fare nulla. Quello delle monete private, non solo le monete private, anche le monete pubbliche con un sistema finanziario opaco, è lo strumento peggiore dell'economia criminale. E noi stiamo venendo travolti dall'economia criminale. Questo è un problema che molti colleghi economisti non si pongono, perché ragionano di economia pura senza guardare a quello che succede al mondo. Si dice l'economia criminale è il 17, il 16% del PIL totale. Intanto non si capisce come si fa a dare una cifra di questo tipo. Ma poi, se io costruisco un ponte fatto male, il ponte cade, lasciando perdere i problemi di vittime umane. Ma non è il 10% di tangente che è stato preso su quel ponte che fa parte dell'economia criminale, è tutto il valore del ponte che va in malora. Quindi ci sono dei problemi di come dire, blocco degli investimenti, ci sono i problemi tragici dell'economia criminale e noi non li stiamo affrontando. Questo è uno dei grossi problemi che abbiamo oggi. Il problema è che il diavolo è nei dettagli in molti casi. Il diavolo è nei dettagli anche quando affrontiamo il problema del debito pubblico. Schumpeter, che era stato ministro dell'economia dell'Austria dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale e si era trovato quindi a dover affrontare un problema di debito pubblico al cui confronto il nostro è un problema da ridere, diceva che si rimboccava le maniche e dice: adesso lo risolviamo. Ci sono tre modi per risolvere questo problema. Il primo è quello di mantenere per decenni un saldo attivo
del bilancio pubblico e quindi man mano di rimborsare il debito. Il secondo è la crescita. Il terzo è una bella tassa patrimoniale, con cui la ricchezza privata, che è stata tra l'altro spesso investita in titoli del debito pubblico, si cancella con il debito pubblico. Ora, Schumpeter non era un matto, era pure un conservatore abbastanza reazionario, quindi l'idea della tassazione sulle ricchezze, della distruzione della classe degli abbienti non lo affascinava affatto, però vedeva che non era possibile fare diversamente se il sistema doveva continuare a sopravvivere. In realtà uno deve utilizzare tutte e tre queste cose. Qual è il guaio? Che nel momento in cui noi discutiamo di tagli o non tagli, eccetera, ci dimentichiamo che la spesa pubblica è fatta di 100.000 cose e che alcune di queste, se le tagli, non fai un soldo di danno. Io ho fatto tanti esercizi sulle finanziarie in un periodo in cui un mio amico stava nella commissione finanza della Camera e arrivava la sera con questi pacchi di cose. Noi guardavamo alla tabella E, famigerata tabella E, che è un po' l'esercizio che ha fatto Cottarelli, e non vi dico quante cose da tagliare trovavamo. Poi le utilizzavamo per dire si potrebbe fare una serie di cose, per esempio un sistema di sicurezza sociale molto migliore. Ecco, però diciamo una spesa pubblica dannosa c'è, esiste ed è spesso una spesa pubblica voluta dalla destra, tra l'altro. I grossi deficit, uno dei più grossi problemi di disavanzo in Italia, viene dal governo Andreotti Malagodi, che era un governo di centrodestra, che creò quel sistema pensionistico in cui i dipendenti pubblici potevano andare in pensione dopo 19 anni e 6 mesi, dopo 15 anni e 6 mesi se si era donne, ancora meno se si era madri. Quindi era un vero disastro. Io conosco persone che ne hanno usufruito, sono andate in pensione a 40 anni. Ecco, e naturalmente sono ancora in pensione. Anche a 30 anni. Non solo a 32. Ne conosco una io. E sono ancora in pensione. Sì, sono, certo. E quindi questo ha costituito un carico di debito pubblico enorme. Quando mi vengono a dire che non ci sono i soldi per finanziare la ricerca, ecco, io mi arrabbio perché si tratta di andare nei dettagli e di vedere qual è la spesa utile e la spesa inutile. Ora, veniamo alle altre domande. Mi puoi rimandare la domanda? Sì. Ecco, quindi la posizione che contributo può ancora dare il pensiero economico al progresso? Può dare un contributo ottimo o pessimo. Quando dico che le istituzioni dell'euro sono state create sulla base di un sistema di pensiero sbagliato, diciamo, per semplicità, poi bisognerebbe discuterne a fondo, dico che il pensiero economico ha avuto un effetto nefasto. Quando dico che Keynes, creando il sistema di Bretton Woods, anche se non tutte le sue idee sono state accolte purtroppo, perché sono rimaste fuori proprio alcune cose fondamentali per quello che è successo poi, Keynes ha dato un contributo importantissimo alla crescita economica del dopoguerra. Nel dopoguerra l'economia è ripartita in modo ben diverso da come stava andando negli anni 30. E diciamo appunto il contributo del pensiero economico da questo punto di vista è stato importantissimo. Quindi nel bene e nel male le discussioni di teoria economica sono fondamentali. Il fatto che in un sistema democratico non si discuta abbastanza, non tanto delle misure correnti di politica economica, in cui tutti si esprimono a piacere, ma del pensiero economico sottostante, con un minimo di cura nel ricostruirlo, è un enorme guaio. E se c'è un fatto, qualcuno diceva l'insegnamento dell'economia, eccetera, se c'è un fatto grave degli ultimi 30 anni è stato il modo in cui è stata uccisa nelle accademie italiane la storia del pensiero economico. Perché la storia del pensiero economico è quella che ci dice quali tipi di pensieri economici esistono e ci aiuta a distinguerli. Senza di quello noi non facciamo che prendere il pensiero economico dominante e andare avanti con quello, e allora non ce ne libereremo più,
Non è che, diciamo, Antonella per me è troppo ottimista quando dice che l'esperienza del passato, delle crisi, ci dovrebbe insegnare a come rispondere meglio adesso. L'esperienza del passato ce lo insegna per 2 o 3 anni. Tra 2 o 3 anni, quando avremo superato, speriamo, la fase più brutta della crisi che stiamo vivendo, se vengono riapplicate le regole di Maastricht, ricadremo in un ristagno senza fine. Uno dei concetti che i classici non utilizzavano mai era il concetto di piena occupazione. Perché in realtà nella società ci sono delle forze produttive che sono molto maggiori di quelle che noi pensiamo. In America, durante la Seconda Guerra Mondiale, si è scoperto che in realtà, richiamando le donne a sostituire gli uomini che partivano per il fronte nelle fabbriche, si è creata una nuova massa, e è stato quello in fondo la base di un riequilibrio del potere tra di genere, diciamo. È stato lì, da lì che è partita, da un fatto economico, che è partita poi la rivincita, ancora del tutto incompleta, diciamo, delle donne, del problemi di avere un ruolo più attivo, più vivo nella società. Quindi, diciamo, questo per quel che riguarda l'importanza del pensiero economico. C'era qualcos'altro che dovevo... Beh, ci sono tante domande, ma penso che va bene di passare la parola alla professoressa Stirati per un ultimo commento. Grazie. Sì, fondamentalmente sono d'accordo con Roncaglia, nel senso che sia sul pessimismo sia sul ruolo dell'economia. Cioè l'economia, come abbiamo detto più volte, non è una, cioè ci sono diverse teorie, diverse impostazioni e diciamo ci sono alcune impostazioni, alcuni approcci all'economia che sono validi e proprio per questo possono aiutarci a una migliore comprensione della realtà e anche a individuare politiche appropriate, sia nel senso della politica economica, sia del cambiamento, in un senso forse più profondo, del cambiamento istituzionale. E anche qui, diciamo, sono d'accordo con le cose che diceva, per esempio, sulle regole di Maastricht, o sul ruolo della politica monetaria, della banca centrale, no? Insomma, come è stato disegnato in Europa, è basato su idee economiche che non condivisibili, insomma sbagliate, e che hanno effetti molto deleteri sulle potenzialità di crescita, non solo di crescita economica, ma anche di, per esempio, lotta alle disuguaglianze, politica al pieno impiego, politiche di welfare, eccetera, che si possono fare in Europa. Sono anche abbastanza d'accordo sul fatto, sì, io insomma spero, mi auguro che si impari qualcosa dalle storie passate, ma sono d'accordo anche sul pessimismo, nel senso che purtroppo si sentono molte voci che invocano un rapido ritorno alle vecchie regole, alle vecchie politiche, e questo sarebbe drammatico. Quindi insomma la situazione è aperta, purtroppo sono anche d'accordo sul fatto che c'è troppo poco dibattito sulle idee di fondo e dibattito sulle diverse opzioni possibili di politica economica. Va bene, allora... Ti posso fare una battuta finale? Ah, come no, assolutamente, assolutamente. Non ti sentiamo. Il microfono. Scusa, sì. Il dibattito è anche stato ammazzato dall'uso dell'econometria. Io non vado più ai seminari di economia perché di che cosa discutono? Se quell'indicatore è il migliore da utilizzare, ma dell'oggetto di cui si è occupato la persona che ha presentato, non discute nessuno. I contenuti non interessano, soltanto le strumentazioni interessano. È quello che ha ammazzato. Non pensa più niente nessuno, se non a prendere qualche blocco di numeri, di statistiche, e infilarle dentro il tritacarne dell'econometria. E basta. Per il resto, fatto questo, finito tutto.
È un disastro, veramente. Bisognerebbe reagire, che gli economisti reagiscono. Penso che gli storici lo stanno già facendo, anche se noi siamo molto marginali rispetto, ovviamente, alla professione di economisti. Quindi davvero reagire, no? Grazie, professoressa. Io penso che nel nostro picco, insomma, siamo riusciti, grazie al contributo dei professori, a dare un pochino, a parte da, diciamo, dei contenuti, secondo me, di livello, ma anche a evidenziare appunto come effettivamente il mondo accademico, e in particolare in economia, non sia effettivamente un mondo perfetto in cui tutto è chiaro, non ci siano rapporti di forza e così via. Questo è tra i tanti obiettivi che ci eravamo posti con questo intervento, credo che questo sia sicuramente stato raggiunto. E per dare anche giustizia poi all'ultima riflessione della professoressa Zamagni, penso che si potrebbe anche usare un po' quello che diceva Napoleoni sul pensiero e il calcolo, nel senso dell'importanza di, insomma, affiancare, oltre al calcolo, anche il pensiero, perché altrimenti perdiamo, insomma, una direzione. Quindi ringrazio ancora tantissimo i professori e chi ci ha seguito. Alla prossima, il ciclo di eventi continua, seguite, grazie di tutto. Grazie a tutti. Buonasera. Professore, adesso... ok. Dovrebbe essere... siamo ancora là.